culate, le culate. Sta registrando. Le culate, io parlavo delle culate dei cannoni, delle tedesche. E qui siamo al Foro Romano, oggi. Oggi visita il foro. Che quale foro? Quale a un foro. Ecco. Guarda che ci abbiamo, eccolo qui. Ecco. Attento, il romano. Attento, eh. Ecco il romano. Arriva. Arriva, sono cazzi tu adesso. Eccola qua. Sono cazzi tu. Eccola qua, la colonna traiana. Sto senza cappello. Eccola. Niente cappello. Ecco la colonna. Con la piuma sul cappello. E qua il Vittoriano. Da non confondere col Vittoriale. Precisiamo molto sul lago di Garda. Esattamente, del buon D'Annunzio. Vate, il gran vate. Il grandissimo vate. Un vate un po' più grande, sì, di te. Un vaticinio, un vero vaticinio. Allora cogliamo l'occasione anche per far vedere, vedi, che qui, in questo posto qui, c'era una bellissima scuola che io per lungo tempo ho frequentato. Fallo vedere di qua. Scuola era questa? Dove era l'istituto di studi romeni, istituita da un grande romeno, un grande industriale. Ceausescu. Ceausescu, com'è? Lì, che è uno di quelli che li hanno ammazzati. Gli altri sono rimasti tutti vivi. Tutti vivi. Gheddafi, Saddam. E Ceausescu l'hanno fatto, e l'altro, quello slavo, e cosa? Bosniaco. Milovan. Milosevic. Milosevic, ecco. Stavo per dire Milovan Gile. Allora, ecco, quelli qua li hanno fatti fuori. Quelli. Come mai? Perché erano nemici. Nemici. Erano i nemici loro. Del sistema, no, del sistema. Nemici dei loro. URSS, USA. Che hanno sempre controllato il mondo con questa falsa opposizione. Allora qui io ho studiato qui tra le altre cose, lo dico ai nostri amici, perché questo istituto ha edito delle riviste prestigiose, e io in parte ce le ho queste riviste prestigiose, e soprattutto devo fare, siccome poi, come capita sempre, è stato questo istituto è stato abolito da una donnacola qualsiasi, è vero, perché progrediva e faceva di tutto, e io qui ho studiato il latino parlato, e per un certo periodo parlavo correntemente il latino, dico circa 20 anni fa, no, non prima ancora. Ecco, tutto scomparso per il chiribizzo di una ragazzotta che si era sposato il proprietario. Quando è morto il proprietario, ha eliminato tutto. Questo per dire qual era. Vabbè, era una fonte di dissipazione della dote, dell'eredità. Certo, pagava molto, doveva pagare molto, però. Capito. Allora, io colgo l'occasione che siamo qui per due cose. Noi siamo venuti, voi potete vedere, questo è il retro. È il retro del palazzo della provincia. Noi siamo venuti alla provincia e alla prefettura per poter finalmente consegnare alcuna documentazione che interessa a Orazio. Allora, siccome ci hanno fatto girare da circa 2 anni, 3 anni, quant'è che giriamo? Dal 2004. Ecco, dal 2004. Che giro qua in prefettura, che lui gira per conto suo, ma adesso l'accompagno io. Adesso è dall'80, diciamo l'inizio è dall'80. Allora vi voglio ricordare, cari amici, un bellissimo film, vi voglio ricordare, se non l'avete visto andatevelo a vedere, uno dei più bei film della storia e della cinematografia, Orfeo Negro, ambientato nel Brasile. E chi c'è nell'Orfeo Negro? Orfeo Negro. Che va negli inferi. Che va negli inferi e va negli inferi a cercare la sua Euridice. E dove li va a cercare? Nell'ente pubblico, nel ministero, dove fanno vedere una sfilza di uffici, sotto uffici, eccetera, e lui gira vorticosamente per riuscire a trovare la sua Euridice. Questa è la verità, cari amici, e sappiate bene che prima
della classe politica. Allora, qui bisogna... c'è la struttura burocratica, è lì che va, che è lì inanizzare... il cancro. Esatto, inanizzare completamente qualsiasi istanza dei cittadini. E lì bisogna, la prima cosa che faremo noi, semmai andremo a eliminare tutta la burocrazia. Sostituire via tutta la vecchia classe burocratica e un inserimento di giovani di 25-30 anni massimo. Giovani con molti computer. Certo, certo. In cui il 90% del lavoro deve essere fatto dal computer, certo. Il quale non ha nessuna funzione, certo, di ritardamento delle istituzioni. Farò un intervento sulla fine del lavoro, sì, domani, esatto, o dopodomani, perché è una questione di una valenza sociale, economica, morale, religiosa, addirittura di il massimo spessore però possibile. Dobbiamo dire una cosa importantissima: la fine del lavoro, come in tutti gli eventi della storia, c'è sempre l'aspetto positivo e negativo. Certo. Qualora la fine del andremo a finire in paradiso, se riusciremo a gestirlo. Se gestiamo male, finiremo in inferno. Esattamente, ma noi andiamo all'inferno perché c'è Euridice, certo, che glielo dice. Allora, qui siamo di fronte alla colonna traiana, che ricorda l'epopea di Traiano. L'epopea di Traiano in Dacia, cioè quella che è poi diventata la Romania, che è diventato uno fra gli ultimi stati annessi all'impero romano, che però ha mantenuto inalterata nel corso dei millenni quella identità subentrata a quella dacia attorno al 100 d.C. e che si è perpetrata nei secoli nella lotta contro le invasioni barbariche. Anzi, contro i turcomanni, contro i mongoli, contro gli arabi, che sono rimasti i veri autentici romani. Oggi a tutt'oggi loro si sentono romani, e tanto è vero che l'istituto qui è rumeno, no? L'istituto Dragan si chiamava, perché Dragan è stato un grande conte industriale, era industriale anche conte altro che quello, era proprio qui di fronte, vicino alla colonna traiana, e non è un caso, certo, e non è un caso che qui fosse insegnato, lo ripeto per la seconda volta, il latino parlato. Certo. E allora ricordiamo un attimo, è facilissimo, voglio dire agli amici, la tecnica di insegnamento del latino parlato è la stessa tecnica di insegnamento dell'inglese parlato, certo. Ti fanno parlare subito, certo. Ti insegnano le frasi e tu le devi dire subito, certo. Capito? C'è stato un momento che è durato un anno e mezzo che io abitualmente parlavo latino con gli amici, i conoscenti, con i clienti. Allora ricordiamo un attimo l'epopea di Traiano è subentrato a un altro imperatore che adesso non mi ricordo bene. È subentrato in maniera piuttosto pesante. Il quale aveva già conquistato la Dacia e aveva già sconfitto Decebalo. Certo. Il quale Decebalo era il comandante delle truppe dace e che passava per essere uno con 10 palle. Sì. Da cui appunto Decembalo, in 10 palle, laddove invece i Colleoni ne aveva solo tre. Gian Galeazzo Colleoni. bene, e allora qui è riprodotta appunto la storia della riconquista della Dacia, che è stata molto dura, che è stato è feroce l'ultimo anche confine dei romani mai più raggiunto, mai più superato. Sì, e all'epoca appunto la Dacia faceva gola ai romani perché c'erano delle miniere d'oro importantissime, per cui la Dacia era ricca d'oro. Come adesso c'erano e ci sono le miniere di petrolio. Certo, e quindi ecco... Cioè non a caso l'oro nero. Certo, e quindi ormai il petrolio, quello del 40, 35-40, ormai non c'è più lì. Quello di Ploesti. Esatto, di Ploesti, giusto. E quindi lui riconquistò, Traiano riconquistò la Dacia e portò in catene, come era stato Vercingetorige, anche Decebalo, a cui poi fu riservata le 10 palle. Ma sì, ogni settimana una palla. Allora, ai nostri amici che questa colonna è una delle... No, i nostri amici dicono che siamo molto involgariti. Sì, benissimo, e lo saremo ancora di più, perché come diceva il grande, grande poeta e scrittore Papini,
cazzo a cazzo, pane al pane, cazzo al cazzo, cazzo, e ai romani cicci il culo. Oh, così va bene per tutti. Sentite, questa colonna traiana è di una bellezza incredibile ed è stata vivisezionata, è possibile trovarne tutte le parti con i commenti in qualsiasi enciclopedia abbastanza recente. E poi io ad esempio personalmente ho proprio una tavola per il lungo dove c'è illustra episodio per episodio, ma è grande, veramente una cosa eccezionale. Non a caso poi loro hanno messo il santone, vedi che sopra c'è un santone. A dire qui comando io, sì, qui comando io. Il possesso sì, certo, del prete. Certo, ma non hanno capito che è finita la loro, sì, la adesso, supremazia. Sì. Adesso ci mettiamo, sai cosa ci mettiamo qui? Priapo. La statua del grande Priapo. Già le colonne sono priapesche. Certamente. Sono tutte falloidi, tutte. Anche questi qua, questi. Allora, facciamolo vedere ai nostri amici. Quello è il prepuzio. È ditifallo. Vedete, il simbolo fallico fa parte integrante della struttura romana. Vi siete mai chiesti, cari amici, perché è fatto così? È un simbolo fallico, sì, certo. Sì, sì. E il simbo fallico. La parte, il corpo, il glande, l'orifizio. Esattamente. E allora dice, ma perché non potevano fare un altro nome? No, l'ho fatto così, perché anche le colonne simboleggiano sempre, sono sempre simboli fallici, simboli della virilità eroica, cioè la virilità che è in contatto tramite eros, eroico, non eroico, con il cielo. Uno che si lancia in guerra e si fa ammazzare, quello non è l'eroe. L'eroe è quello che fa l'impresa in stretto contatto con la divinità, cioè della l'impresa zona superiore. Sovrumana. Eccolo qui. L'impresa sovrumana. Ce l'abbiamo qui, vedi? Tutti falli. Bene, abbiamo detto abbastanza, andiamo che se no facciamo tardi. Ciao a presto, tutti. No, fatto prima, nel prossimo video faremo, oltre a citare alcune frasi di Giuseppe Prezzolini, poi farò vedere, e ce l'ho qui con me, se scappa tempo, lo faremo vedere magari un'altra volta, il codice deontologico medico per far vedere quanto va contro alle cazzate che vanno dicendo adesso questi impostori che sono impossessati più di prima, perché noi possiamo anche parlare male di De Lorenzo, ma De Lorenzo comunque non ha fatto le boiate che sta facendo stamatta. Certo. Quindi è ben diverso. Bene.